tutti voi. Questa sera andiamo a fare il cinghiale alla cacciatora. Però prima di illustrarvi la ricetta e gli ingredienti, volevo chiedervi ancora di iscrivervi al mio canale YouTube. Basta solo cliccare su iscriviti e poi sulla campanella, così tutte le volte che io pubblico una ricetta vi verrà mandato un messaggio. Comunque grazie anticipatamente. Quindi gli ingredienti per fare questa ricetta sono molteplici, ma la ricetta non è difficile da fare. Abbiamo quindi dei bocconcini di cinghiale tenuti sotto per un giorno intero nel vino rosso con gli odori cipolla, sedano e carota. Abbiamo un trito di cipolla, sedano e carota, quindi degli odori, cioè abbiamo dell'aglio, della salvia, del rosmarino e dell'alloro. In più abbiamo delle bacche di ginepro con del pepe roso. Il pepe roso non è un pepe, ma è un altro, una bacca di un'altra pianta, che si abbina benissimo alla carne del cinghiale. Abbiamo un bicchiere di vino rosso, abbiamo del sale dell'Himalaya con dentro aromatizzato con diversi tipi di piante aromatiche, abbiamo del lardo, dopo vi spiegherò anche il perché, abbiamo dei pomodorini tagliati e abbiamo delle olive denocciolate nere. Quindi adesso noi prima di tutto andremo a togliere il cinghiale e quindi lo taglieremo ancora in parti più piccole e poi pian piano andremo a fare la ricetta. Bene, abbiamo messo a soffriggere il lardo, gli odori e la cipolla, la carota e il sedano. Adesso è arrivato il momento di inserire il cinghiale. Perché prima ho detto che ci va del lardo? Ci va del lardo o del burro anche. Perché? Perché il cinghiale, pur essendo un maiale selvatico, ha una carne che è molto molto magra e quindi bisogna dargli una mano. Quindi adesso noi abbiamo tolto il cinghiale da dove era prima, l'abbiamo pulito, l'abbiamo tagliato ancora un po' più fine e adesso andiamo a inserirlo dentro. Allora, la ricetta del cinghiale alla cacciatora parla anche di peperoncino, specialmente la versione laziale. Non è obbligatorio, se uno gli piace mettere peperoncino che lo metta pure, se no no. Bene, è giunto il momento che andiamo a mettere il vino rosso. Il profumo è già molto particolare. Se a voi non piace il selvatico, oppure diciamo che la selvaggina, tutta la selvaggina, anche se voi la lasciate due giorni dentro al vino e agli odori, saprà sempre di selvatico. Specialmente il cinghiale, le ricette dicono che bisogna metterlo in una padella senza olio, senza niente, per farlo spurgare dal liquido. Però se voi dovete tirar via il liquido e poi farlo cuocere per 3 ore per ammorbidirlo, secondo me non vale la pena, ecco. Voi fate come volete, però sappiate che sa di salvatico
Quindi a chi non piace il selvatico, non lo faccia. Andiamo a mettere dentro gli altri odori. L'alloro e le bacche di ginepro e il pepe rosa. E fra qualche minuto andrò a mettere dentro il brodo per coprirlo e poi lo farò andare per circa un'ora a fuoco basso. Alla fine, verso fra un'ora, metterò dentro prima i pomodorini tagliati e poi le olive. È passata un'ora dove il cinghiale ha sobbollito. Adesso andremo a mettere dentro i pomodorini, fra mezz'ora andremo a mettere dentro le olive e fra un'altra ora il cinghiale alla cacciatora sarà pronto. Un po' salato, abbiamo già salato, dobbiamo solo aspettare perché il tempo di cottura varia dalle 2 alle 2 ore e mezzo di tempo. Bene, siamo arrivati al punto di mettere dentro le olive nere. Per quel che riguarda il peperoncino, ho deciso di metterlo perché ci va, e quindi un po' di peperoncino l'ho messo. Ho messo un mezzo peperoncino, poi quello che a chi non gli piace. Adesso dovrà andare un'altra mezz'oretta che si asciughi un po' il liquido e poi saremo a posto. Bene, dopo due ore e mezza di cottura il cinghiale a cacciatora è pronto. Abbiamo fatto anche la polenta. Con un buon bicchiere di vino rosso, il profumo è buonissimo, il cinghiale l'ho assaggiato, è buonissimo, e quindi buon appetito. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube.